Questo è il maschile. Mettiamo tutto qua. Ci sono degli altri ferraristi, volentieri. Posso un altro? Per farlo. Beh, tutte le passioni diventano un po' una ragione. E mi che faccio? Anche te la Ferrari, la Ferrari, vieni. Fermi un attimo perché c'ho un problema. Grazie. Ti. Un attimo, c'ho un problema nella macchina fotografica. Lo faccio. Funziona. No, sono io che sono brutta, non è la macchina fotografica. No, no, è io che devo aver fatto qualche manovra errata. Ecco, così, perfetto. Un attimo. Guardate qua un attimo, per favore. Sì. Così c'è in favore della macchina. Grazie. Intanto. Un attimo. Per essere qua oggi. Ricordare il drink del nostro Enzo Ferrari. Ok. Bene, grazie. Allora, poggiamo. Un attimo, vi girate un momento mentre lo appoggiate, scusate. Così? No, tenete. Dovete tenerlo, tenere, però girare. Così. Ecco. Perfetto. Fermi che faccio anche una foto. Perché la foto? Dopo vi prendete voi. Io buono. Ho fatto un casino con la macchina. Oggi è l'anniversario della morte di Enzo Ferrari, noi ricordiamo soprattutto la grande vita, il grande successo, il grande percorso che da una passione, da un'intuizione è diventata una delle aziende più conosciute nel mondo e che ha fatto e continua a far conoscere Modena e tutto il settore dell'auto modenese. I 70 anni della Ferrari sono anche quindi una grande occasione per ripensare a come una passione sia diventata una delle più importanti industrie automobilistiche e come da questo esempio possa nascere un nuovo futuro ancora più importante per la città, per la provincia e per tutta il settore auto. 80 anni della Ferrari verranno ricordati con alcuni grandi appuntamenti, il calendario verrà reso pubblico tra qualche settimana, è sicuramente un'occasione di riflessione sulla storia di questa grande casa automobilistica, ma anche un momento di riflessione per capire come creare di questa grande avventura iniziata oltre 70 anni fa un grande futuro per i prossimi decenni. Grazie. Un attimo. Per me questo è il mio secondo padre. Io da quando è morto non mi è mai mancato un anno che non sono venuto qua a trovarlo, perché veramente per me è un secondo padre, ma come per tanti altri della Ferrari. Ragazzi, Ferrari era un uomo fatto tutto suo modo, capito? Per cui a noi progettisti, ingegneri, ci lasciava liberi. Quando poi l'approvazione di un progetto la metteva sempre lui la firma, ed è anche logico. Io ricordo i 10 anni di Ferrari, ricordo quando ho montato un alettone su Formula 1 che mi hanno preso in giro anche il portinaio, quello che scopava l'officina, che mi ha detto: ma ingegnere, ma che cosa sta facendo? Ferrari passava e mi diceva: Calieri, non si preoccupi, vada avanti. Sono andato a Modena, Crisamo ha battuto tutti i record con quella lettura. La Brabham ha preso una tavola di legno a Spa e l'ha fatto di notte e l'hanno montato. Per dire, io non voglio gloriarmi di aver fatto questo o quell'altro, compagnia bella, ma non fare il nome di Materassi per i 30 anni dell'F40 è assurdo.
lasciato in questi giorni. Ecco. Okay. Scusate, se con quello lì venite più avanti, riusciamo a fare una foto di voi più vicini con te. No, no, tenetelo pure come se lo stesse portando là. Un attimo. Un attimo, fermi. Piedi sul palco. Non respira neppure. Okay. No, respiri. Beh, pianino. Sono affogato. Un tigre. Attenzione, sì, 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 andare in schermo. Però puoi farmi una foto te. Soccorso. Ok. Volontari. Qua, prima, guardate, rimanete così un secondo, voi andate di là così facciamo sì, una foto. Basta. Io volevo anche la foto con i volontari. Sì, dopo la facciamo, per carità. Ecco. No, sì, così si vede la gente. E un attimo, arrivo. Ecco, se vieni qua, due la gente. Ecco, se voi col cesto guardate di qua. Perfetto. Un attimo. Solo un attimo, aspettate. Sempre non respirate. Vedi che fate anche la foto. Posso? Ecco, così, eh. Così.